Buonasera a tutti, ben ritrovati. Continua il nostro cammino con le attività a partire dalla campagna AFSAG Vogliamo fare scuola. E abbiamo aperto il ciclo Parole della scuola e sicuramente alcune già le abbiamo sentite, ma in queste Parole della scuola, in un settembre 2020, non poteva mancare educazione civica. Perché, come sappiamo tutti, sono state consegnate da poco le linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica, che a partire dal prossimo anno scolastico 2020-21 sarà un insegnamento trasversale alle altre materie, però l'aspetto fondamentale è che sarà obbligatorio in tutti i gradi dell'istruzione, a partire dalle scuole dell'infanzia. Le linee guida, ma poi ci saranno gli esperti che ci faranno entrare in merito. È uno strumento agile, di facile consultazione. Però, ecco, l'impegno che noi dobbiamo avere è capire come a partire da queste linee guida possiamo tracciare itinerari che ci permettono di camminare con i nostri ragazzi. E abbiamo pensato a un ciclo di incontri, proprio perché il tema ha bisogno di essere snocciolato anche non solo nello scenario generale, ma anche nel suo declinarsi a livello educativo didattico per i vari ordini di scuola. E abbiamo chiesto sicuramente a chi in Italia è uno dei massimi esperti, che io ringrazio di vero cuore, che è il professor Luciano Corradini, che introdurrà questi lavori, pertanto darò a lui poi la parola perché possa introdurre questo ciclo di incontri. Ci accompagnerà il professor Andrea Porcarelli, ma poi andrò a presentarli. In questo scenario generale che andrà a delinearsi oggi, per poi ritornare domani con la professoressa Maria Teresa Marsura per gli aspetti specifici dell'educazione civica nella scuola primaria. E venerdì 24 il professor Porcarelli ci condurrà in possibili itinerari didattici educativi nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Come già dicevo, abbiamo l'onore di avere con noi il professor Luciano Corradini, professore emerito di pedagogia generale all'Università di Roma III, è stato docente in varie scuole secondarie, all'Università di Cosenza, Milano Statale, Brescia Cattolica, a Roma, La Sapienza, insomma, chi più ne ha più ne metta, vero professore? Perché ecco, la sua competenza e la sua professionalità davvero ha raggiunto tanti. È stato presidente dell'UCIM, ecco. Però uno degli aspetti che ci ha portato ad invitarlo oggi è proprio perché se oggi si parla di educazione civica in Italia, sicuramente tanto dobbiamo alla passione, agli approfondimenti, alle proposte di Luciano Corradini. Grazie professore per la sua presenza. E Andrea Porcarelli, saluto un amico che da tanto tempo proponiamo itinerari interessanti, importanti. Ecco, con lui, ecco, Andrea, ti ricordi, abbiamo tracciato le prime linee di un profilo in uscita di uno studente di scuola cattolica, un'esperienza molto bella che sicuramente dobbiamo andare a rispolverare. Però oggi, ecco, sei qui proprio con la competenza specifica per il tuo lavoro anche con il professor Corradini. Chi è Andrea Porcarelli? È professore associato di pedagogia generale all'Università di Padova, è impegnato da sempre nella formazione dei docenti e membro del comitato scientifico del Centro Studi Scuola Cattolica e tante altre cose, queste sono solo le essenziali. E nell'ultimo periodo, ecco, da poco, a cura della SEI, hanno pubblicato Luciano Corradini e Andrea Porcarelli un volume, Una convivenza civile, dove proprio prospettano itinerari di educazione civica.
In questo noi troviamo chiari riferimenti all'Agenda 2030, le nuove competenze europee, compiti di realtà e anche proposte organizzative, no? Anche strategiche per come coinvolgere i ragazzi in questi percorsi. Che cosa dire? Ecco, io sono molto contenta di aprire questo ciclo di incontri, di riflessione, perché sicuramente ci saranno molto utili nel pensare da settembre 2020, tra le tante novità che ci serva, anche quella di poter con ufficialità cominciare percorsi di educazione civica nella scuola e che non sia sempre, come me lo consente il professor Corradi, un po' la Cenerentola che non sappiamo mai dove infilarla, però dare quella piena dignità e che sappia trovare nei nostri percorsi nei nostri curriculum piena dignità nella sua declinazione. Vi ringrazio per la vostra presenza, per la vostra partecipazione e auguro a tutti un buon pomeriggio e do la parola al professor Corradini perché introduca questo ciclo di riflessioni a partire da uno scenario generale per poi andarsi a declinare in percorsi didattici. Grazie. E buon pomeriggio a tutti. Ringrazio la Presidente Calacice, ricordo Padre Perrone che nell'ambito della FIDE fece con me diverse chiacchierate anche su queste tematiche, oltre che nelle tematiche che riguardano la parità scolastica, cosa che è diventata particolarmente pressante durante quest'ultimo periodo. Io mi soffermerò come vuole il programma e come vuole l'orologio su un discorso introduttivo. Lei non mi ha presentato come colpevole di avere contribuito a introdurre questa disciplina, però qualcuno ritiene che sia una colpa. Perché questo modo di affrontare i problemi, spesso scrivendo sulla legge delle cose che in sé sono buone o riducibili al bene, ma che possono anche essere prive di strumenti operativi per poterle realizzare al meglio, rischia di giustificare da un lato quelli che non ne vorrebbero sapere perché non vogliono aumentare il carico di lavoro, dall'altro quelli che hanno delle obiezioni di principio sui principi a cui la scuola intende, deve affidarsi secondo alcuni e non deve, di cui non deve occuparsi secondo altri. Allora, le leggi sulla scuola, i programmi, i curricoli e le indicazioni per l'attività educativa e didattica delle scuole sono, come ovvio, prodotti delle vicende storiche della cultura, dell'economia, del parallelogramma delle forze politiche chiamate per tempi spesso molto brevi ad assumere decisioni in sede parlamentare, governativa e amministrativa. Cambiano i ministri con una certa facilità, cambiano anche i funzionari del ministero. E cambia la Stimmung del tempo, cioè la mentalità culturale, il senso dell'importanza, dell'urgenza. In certi momenti è più importante occuparsi di droga, in certi, come torna a essere ancora drammatica la questione, in certi altri momenti dell'educazione stradale per gli incidenti stradali e così via. Io ho contato fino a 23 nomi di educazioni possibili. Che si rivolgono, che bussano alle porte della scuola per dire: guarda che non devi occuparti di italiano, francese, latino, matematica, educazione civica, educazione fisica, eccetera, eccetera. Tu devi occuparti anche, della persona umana, la quale si trova oggi particolarmente afflitta da, problematiche, di salute. E la salute che cos'è? È una serie di questioni che vanno approfondite e che hanno anche giustificato una legge specifica e una serie di provvedimenti ministeriali adeguati con diversi ministri che si sono succeduti, a cominciare da Iervolino, cioè Galloni, Iervolino, eccetera. C'è dentro anche il Presidente della Repubblica attuale che era ministro dell'istruzione e che mi fece andare a Roma per fare il vicepresidente del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione e io in quella sede ebbi modo di occuparmi
delle problematiche di cui si occupò la conferenza nazionale sulla scuola, qualcuno la ricorderà, che tra l'altro presentò il progetto Giovani come una delle novità che andavano introdotte e valorizzate, perché lì dentro ci si trovava il senso della persona, della vita umana. Allora, chi pensa a suggerire e suggerisce le leggi si rifà di solito, talora esplicitamente, al pensiero e alle proposte di certi autori, di certe esperienze, di certi documenti più o meno accreditati in sede internazionale. Accade che nel rapido mutamento degli scenari e di coloro che li elaborino, trasformandoli in norme, si perde il contatto con ciò che appartiene ad un passato nel quale si trovano non solo pensieri, bozze di norme rimaste nei cassetti, non sempre degne di oblio, ma anche qualcosa di più strutturalmente importante, come il documento fondativo della Repubblica di cui la scuola è figlia, in certo senso madre. Dunque, mentre si mettevano davanti agli insegnanti i disagi, le difficoltà, le emergenze che richiedevano l'intervento dell'educazione, che venne quindi usata al plurale, le cosiddette educazioni, e mentre si tentava con una espressione intitolata Progetto Giovani o Progetto Ragazzi 2000 o Progetto Genitori di ricondurre ad unità queste richieste di interventi specifici, accade che si dimenticasse che esisteva nell'ordinamento della scuola italiana la educazione civica. Anzi, risale risale ad Aldo Moro la legge 1958 del 13 giugno, la numero 585, che introdusse nelle scuole secondarie e artistiche di ogni ordine e grado l'insegnamento dell'educazione civica. Si chiamava così. L'espressione, diciamolo subito, voleva indicare, non hanno avuto tempo di approfondire l'epistemologia e la linguistica relativa a questa espressione, voleva indicare che non bastava insegnare le discipline, ma occorreva educare i giovani secondo lo spirito della Costituzione, che era una novità assoluta. Io posso ricordare che quando ero piccolo, ero figlio di una maestra, tra l'altro, che mi portò a scuola a 4 anni perché non c'era la scuola materna allora, e quindi tanto per non creare disturbi alla ragazzetta che doveva occuparsi di me, mi portò a scuola così mi controllava meglio. Ma mi toccò di fare la prima a 4 anni e poi la quinta a entrare in quinta a 6 anni e mezzo. Alle elementari la maestra ci leggeva Cuore di De Amicis. Alle medie il professore di religione ci leggeva Don Camillo e Peppone di Guareschi, uscito nel 1948. L'insegnante di lettere ci faceva leggere I ragazzi della via Pal di Molnar e i brani dell'Iliade e dell'Odissea. In casa mia non entravano giornali e non si sentivano notiziari della radio, sicché non mi accorsi che con la Costituzione del 48 erano cambiate le fondamenta dello Stato, della società, della cultura, della scuola, della concezione stessa del mondo e della storia. Cioè, questo è successo. Io ho cominciato a insegnare nella scuola media di Cantù, scuola media Collegio Arcivescovile De Amicis, e quindi una scuola paritaria, quindi non parificata, ma paritaria, cioè pareggiata, si diceva allora, poi diventa paritaria, e mi interessai di queste tematiche in modo molto a orecchio, perché non esisteva allora internet con cui poter leggere questo famoso decreto. Me ne aveva parlato il preside, un certo padre Vaghi, però diceva, ma insomma il voto comunque è quello di storia, lei faccia pure quello che crede. Io, laureato in filosofia e storia, mi dedicai in particolare alle cose che erano in programma e che conoscevo io, ma non mi feci tanto carico di questa novità. Questa divenne evidente quando
intorno agli anni 60 io mi trovai ad insegnare nell'Istituto Tecnico Industriale di Reggio Emilia, corso C meccanici, italiano, lettere italiane, storia ed educazione civica. Allora, questa roba qui poteva richiedere un libretto a parte. E leggendolo mi accorsi che questo libretto a parte conteneva una particolare interpretazione della storia, la considerava nel suo punto culminante, cioè al termine della Seconda Guerra Mondiale, la quale concludeva il primo cinquantesimo del Novecento. Un'idea io lebbi già al liceo di questa novità, quando il preside di allora, Ermanno Dossetti, che era stato partigiano come suo fratello Giuseppe, padre costituente, ci convocò in palestra, tutti in piedi, per presentarci il 25 aprile. Col 25 aprile era successo quel mutamento di prospettiva che io avevo vissuto dall'altra parte, cioè quando mentre ero un regnicolo, come si diceva allora, sulla base dello Statuto Albertino, che è del 1848. Mentre nel 1948 ero diventato persona, cittadino e lavoratore. Questi sono gli emblemi che si trovano nei primi articoli, dei primi 12 articoli della Costituzione, che non sono una specie di premessa lirica, ma sono i criteri ai quali tutto l'assetto costituzionale, compresa l'organizzazione dello Stato, compresa la presenza dei diritti, dei doveri e delle libertà e delle necessità dei doveri, insomma, che erano collegati con la nuova concezione della società. Ripercorrendo più volte da adulto in prospettiva storica l'itinerario delle vicende istituzionali della nostra scuola, ho notato che la consapevolezza della indissolubilità del legame tra vita istituzionale della Repubblica, quindi tutto quello che si fa non solo in Parlamento, ma nelle procure, nei tribunali, nelle polizie, giro per la strada, tutto quello che si fa risale al patto costituzionale. 10 giorni prima del voto finale sulla Costituzione, avvenuto il 22/12 del 1947, e poi la Costituzione entrò in vigore il 1 gennaio del 48, l'Assemblea Costituente approvò all'unanimità, con prolungati applausi, l'ordine del giorno presentato da Moro, Franceschini, Ferrarese, Sartor, sono i nomi dei deputati cofirmatari di questo ordine del giorno, che chiedeva che la nuova Carta Costituzionale trovi senza indugio adeguato posto nel quadro didattico delle scuole di ogni ordine e grado. Di ogni ordine e grado. Quindi, insomma, non so, la scuola materna era prevista esplicitamente? No, ma perché si doveva dire la scuola materna resta fuori? Forse che i bambini della scuola materna non hanno una vita affettiva, intellettuale, una capacità di organizzarsi, di lavorare insieme, di rispettare o meno gli altri e di farsi rispettare, di chiedere e di rispondere. Ecco, non sanno che cosa è giusto e che cosa non è giusto? Ma sì che lo sanno. Tant'è vero che nelle scuole dell'infanzia si fanno moltissime cose che hanno una rilevanza costituzionale e anzi, a volte i bambini piccoli capiscono più di quelli grandi. Cito così, se posso, ecco, un episodio. Mia figlia, che è stata insegnante di scuola materna, poi è andata in pensione, ha fatto l'insegnante di un bimbetto di 3 anni e mezzo, che era suo nipote, quindi mio pronipote, con altri bambini che si trovavano qui nella parrocchia, un asilo, una scuola dell'infanzia. E insegnava loro delle canzoncine. Una delle canzoncine era Pimpallero, l'altra era Bella Ciao, e c'erano altre simili. A un certo punto, alla mattina, domanda prima di cominciare:
Bambini, questa mattina che canzoncine volete che cantiamo? Allora, un piccolo, che si chiama Lorenzo, che è il mio pronipote, alzò una mano e disse: ho una proposta. Ecco, io sulla base di questa rivelazione che mi ha fatto mia figlia, ho fatto un articolo sul Corriere della Sera, nel giornale di Brescia, del Corriere della Sera, per dire se alla scuola dell'infanzia arrivano a fare quello che non riescono a fare i nostri parlamentari, che invece che fare delle proposte fanno degli insulti, degli urli e pretendono di fare certe cose e squalificano, screditano in modo anche grave, offensivo, fino a darsi dei pugni sostanzialmente o a lasciarsi trascinare via dall'aula delle persone adulte di grandissimo rilievo intellettuale, dico, vale la pena che riflettiamo un momentino su come questi grandi geni della politica e non solo, hanno fatto la loro scuola materna, forse, magari. Ecco, allora questa idea del poter cominciare presto a ragionare sulle parole bellissime, chiare, che sono nel testo della Costituzione, può darci una mano a capire. Ma sono troppo belle, troppo facili. Si dice che la Costituzione italiana è la più bella del mondo. Qualcuno lo dice ironicamente. Poi addirittura la si cita a pezzetti, stravolgendola, come quando si dice, per esempio, che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, una repubblica democratica fondata sul lavoro, e che la sovranità appartiene al popolo e ci si ferma lì. Ma in realtà nel primo articolo c'è scritto appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Questo è il punto. Perché dire che appartiene al popolo vuol dire che in fondo si può fare la rivoluzione francese, portare in piazza la ghigliottina, dare incarico a uno che è il più intelligente, il più abile nel parlare e quello ti domina tutta la situazione e finisce per avere tutta la sovranità nelle sue mani in nome del popolo. Dunque, sottolineo, Moro con il suo decreto chiese senza indugio che la Costituzione trovi adeguato posto nel quadro didattico, non dice nella cornice del quadro o nella premessa al quadro, ma nel quadro didattico della scuola italiana di ogni ordine e grado. Allora, continuando a dialogare sui social, mi accorgo che per molti giovani colleghi il posto di Moro come costituente e come coautore e per certi aspetti regista dell'incredibile mosaico che è la Costituzione, nonostante onori formali a lui rivolti, sia stato preso da Edgar Morin, quale è ultranovantenne, persona geniale, un grande filosofo, sociologo, psicologo, eccetera. Ma insomma, non vedo conflitto tra Aldo Moro ed Edgar Morin, vedo una continuità, vedo in Morin una espansione attualizzante di una cultura che certo non c'era negli anni 40, ma che ha posto le premesse per cogliere i nodi centrali che potevano essere poi sviluppati successivamente. E del resto, quello che si trova nella legge 92 del 20 agosto dell'anno scorso, la legge intitolata appunto Insegnamento dell'Educazione Civica, riprendendo lo stesso termine che aveva usato Aldo Moro nel 58. Ecco, che cosa si dice in questa, scusate, ho perso un momento il filo perché mi sono attardato a pensare alla questione di Edgar Morin. E ecco, la famosa Agenda 2030 dell'ONU non è altro che uno sviluppo, una specie di serie di rami che sono radicati in un albero fondamentale, che è l'albero che si è scoperto dopo la guerra negli anni 40-50.
dopo la guerra, che a livello mondiale si espresse nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. E quindi l'agenda dell'ONU fa riferimento ai diritti umani, ma li vede poi concretamente come si manifestano nella storia, cioè come nella società contemporanea vengono sostanzialmente ignorati o calpestati. E allora si capisce che è importante conoscere i diritti perché è molto facile farne a meno. Tanto è vero che le due guerre mondiali erano scoppiate perché singoli stati, singoli popoli, convinti di essere stati sacrificati da altri, di non avere abbastanza sicurezza, abbastanza prestigio nel mondo, si decisero a fare la guerra o occupare buona parte del mondo col colonialismo e così via. Ecco, quello era il lavoro che avevano cercato di fare nella prima metà del secolo. Con la Costituente, la Resistenza, la Costituente e la Costituzione, per la prima volta con le donne che hanno approvato queste cose nel referendum, si aprirono le porte ad un mondo allora assolutamente ignorato. Ecco, se l'educazione civica si legge nella premessa del decreto Moro del 58, che è attuazione di quanto lui aveva affermato in questo suo ordine del giorno, diceva senza indugio, ed eravamo nel dicembre del 47, ma l'indugio ci fu almeno per 10 anni. Perché allora c'era da ricostruire l'Italia, c'era da rifare tutto quello che era stato distrutto. E quindi è comprensibile che la prima grande legge sulla scuola partisse ai tempi di Gonella, primo ministro della pubblica istruzione della Repubblica, si facesse con una grande inchiesta, si raccolse parecchio materiale che avrebbe dovuto servire a costituire la prima legge, che è del 1951. Questa però non fece a tempo ad essere approvata perché anche allora i governi avevano una stabilità precaria, ma perché era molto importante e richiedeva un impegno organizzativo per il quale non esisteva uno Stato adeguato e non esistevano neanche i soldi. Quindi la prima difficoltà che si trovò nell'attuazione del decreto Moro, firmato dal Presidente della Repubblica Gronchi, e conto firmato dal ministro Moro, la prima difficoltà fu quella di trovare un tempo adeguato. Allora non bastava, come suggerivano alcuni, dire la scuola italiana è la scuola della democrazia, è la scuola della... è occupato. Una persona che mi telefona 3 volte al giorno e io quindi non sono in grado di stabilire quando viene in mente di telefonare. Ecco, così era il lavoro che si propose di fare Moro. Mentre qualcuno diceva basta che la scuola sia aperta a esperienze democratiche, che ogni insegnante si senta prima che essere insegnante di questa o di quella disciplina. Eccitatore di moti di coscienza morale e sociale dei giovani, e questo rientra nell'ambito della nuova scuola. Ma Dante è sempre Dante, Galilei è sempre Galilei, Platone è sempre Platone, e quindi non cambia niente sostanzialmente. Ma prima questi stessi autori erano studiati a scuola per sostenere il Duce, il quale aveva sempre ragione, e bisognava obbedire al Duce, ecco, qualunque cosa chiedesse, perfino il proprio sangue. C'era scritto questo nella testa della GIL, la Gioventù Italiana del Littorio. Una volta caduto il Duce, che aveva sempre ragione ma che ci portò al disastro, che cosa si poteva fare per ricominciare da capo? Allora, quello che si pensò di fare è quello di cominciare, invece che a dire lo Stato, il re, il Parlamento, e finalmente i regnicoli, gli abitatori del regno, si cominciò a dire la Repubblica riconosce e garantisce la persona umana, riconosce e garantisce la persona umana
richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Cioè è una frase che è fatta di due sostantivi, diritti e doveri, e di verbi che sono tre: riconosce e garantisce, un impegno che la Repubblica si accolla, e ce n'è un altro che dice e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili. Solo che se noi guardiamo la televisione o vediamo i giornali, vediamo che ci sono dei diritti regolarmente non riconosciuti e ci sono dei doveri regolarmente non adempiuti. E questo induce a ritenere che queste siano belle parole senza le quali, come si dice dalla filosofia ridendo, la filosofia è quella cosa con la quale, senza la quale l'uomo rimane tale quale. Perché evidentemente se queste cose, se queste parole, se questi concetti non passano attraverso una rimeditazione, un ricordo, memento Israele, un ricordo di quello che è successo nel passato e che può succedere ancora nel bene e nel male, se non ci si rende conto del valore, del significato di quei termini, si rischia di ricadere nel solito cerchio, per cui si passa dalla situazione del caos alla situazione della dittatura per evitare il disagio del caos e per evitare che i diritti non siano garantiti. Bellum omnium contra omnes, homo homini lupus, eccetera. Per arrivare a riconoscere la dignità della persona umana, la Repubblica deve non solo stare a guardare, dice guardate che abbiamo scritto così, no, dice l'articolo 3, rimuove, la Repubblica rimuove gli ostacoli, li toglie di mezzo, non li rimuove nel senso che li manda nel subconscio come nella psicanalisi si dice che rimangono i traumi non digeriti, no, li rimuove, li toglie di mezzo, rimuove gli ostacoli che limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. Ora, messe insieme queste parole, ecco, danno una rappresentazione della vita umana e della organizzazione giuridico-politica della Repubblica in modo tale da evitare di ricadere nelle condizioni in cui si era quando si era tutti sicuri con il duce che aveva sempre ragione e che naturalmente fece la guerra e tutte le altre cose, cose orribili, ma allora venivano giustificate dal fatto che lui doveva dare la garanzia ed evitare che ci fosse il conflitto sociale permanente, eccetera. Quindi era rappresentato in particolare dai socialisti che volevano rompere l'ordine sociale per dare un'uguaglianza che era tenuta un'utopia, eccetera, eccetera. Ora, la questione è proprio quella di far capire ai giovani che noi possiamo ancora cadere nelle condizioni nelle quali si cadde negli anni 30 e 40 se non si è fedeli a questa impostazione. Se non si accetta di sottoscrivere il patto che i padri costituenti di ispirazione cristiana, di ispirazione laico-socialista, laico-liberale, ebbero durante il periodo della lotta per la liberazione. Ecco, si fece questo e si dovette cominciare a ricostruire da capo. Ma come fare? Ecco perché diventa importante il pensierino del piccolo Lorenzo. Ho una proposta. La Costituzione si fece in questa maniera e si arrivò a votare da parte di persone che si ispiravano a metafisiche addirittura diverse e che però a un certo punto, come al tempo delle Nazioni Unite con Maritain, René Cassin e compagnia bella, compagni gli indiani, eccetera, come si misero d'accordo, dice guardate, non stiamo a discutere sulla concezione fondamentale, definitiva, metafisica della persona umana. Riconosciamo che la persona umana è colei che potrei essere io,
colei che può essere distrutta da un altro che lei non ti riconosce come persona, ma ti tratta da schiavo, che non ti riconosce, ma ti tratta da persona indegna di appartenere alla razza umana. Le leggi del 38 in Italia, quelle del nazismo, eccetera, eccetera. Quindi si vede che la concezione che esce dalla Repubblica è una concezione di tipo fondativo, e nelle linee guida che sono riportate, ecco, all'articolo 3, c'è il qui dunque c'è questo, a un certo punto, emendamento: la legge, ponendo a fondamento dell'educazione civica la conoscenza della Costituzione italiana, la riconosce non solo come norma cardine del nostro ordinamento, ma anche come criterio per identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della persona umana e la partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. La Carta è in sostanza un codice chiaro e organico di valenza culturale e pedagogica, capace di accogliere e dare senso e orientamento, in particolare alle persone che vivono nella scuola e alle discipline e alle attività che vi si svolgono. Cioè, questa idea è l'idea di una Costituzione che è un grande apparato coerente che serve per promuovere il pieno sviluppo della persona umana, che è l'espressione più pedagogica della Costituzione, ma sono tutti gli organi e gli ordinamenti della Costituzione che servono a raggiungere questa finalità indicata all'inizio dell'articolo 3, e che non si realizzano normalmente, e per cui si attribuisce alla Repubblica il compito di rimuoverli. Ma chi è questa Repubblica? Siamo anche noi, perché questi diritti che si riconoscono sono enormi, di portata enorme, non sono raggiungibili solo nei termini delle forze di mercato che, scambiando equivalenti, io compro con i soldi per comprare altre cose, tu vendi, eccetera. Non è il lavoro che si riesce ad ottenere e a produrre, non sono le istituzioni, il Parlamento, il governo e così via, e la giustizia, eccetera, che garantiscono questi diritti. È solo l'esercizio dei corrispettivi doveri, ma l'esercizio dei corrispettivi doveri comporta dei convincimenti e comporta la disponibilità a fare dei sacrifici, se non si vuole che tutto ciò in base al quale noi riteniamo di avere dei diritti cada nel nulla. Cioè, aver diritto di avere dei diritti comporta riconoscere prima di tutto i doveri e gli obblighi. Ecco, questo è, direi, il profilo generale del discorso. Non ci si illude, ovviamente, che si possa ottenere tutto, ma si vede qual è l'alternativa. La discussione che stanno facendo, non so se hanno finito a Bruxelles i membri del Consiglio Professore, chiediamo scusa, ma dalla regia ci dicono che i tempi, diciamo, siamo un po' oltre i tempi. Allora, non so che cosa abbiano concluso, però è certo che si dice, se si intende che l'Europa non sia soltanto un aggregato di stati, ciascuno dei quali continua a pensare che gli altri siano nemici o siano rivali da combattere, ma sono dei partner, come intesero Adenauer, De Gasperi, Schumann, e fecero la CECA e poi progressivamente l'Europa, allora con questa integrazione si dice, per intendere come l'intera umanità sia una famiglia, per cui o ci salviamo insieme o moriamo tutti. Questo è il concetto fondamentale, che ha una dignità pedagogica e che ha anche una dignità giuridica, in questo caso in virtù della legge 92, che riprende il decreto Moro del 58 e che consente di
che consente di promuovere nella scuola questi compiti fondamentali. Riusciamo a farlo? Molti insegnanti dicono non ce la facciamo, non abbiamo competenze, non abbiamo le ore, 33 ore obbligatorie, sì. Cosa vuol dire trasversale? Ecco, c'è tutta una serie di problemi da chiarire, ma si chiariscono assumendosi la responsabilità di dire noi siamo interessati a che non crolli di nuovo il sistema Italia, il sistema Europa, il sistema mondo. Siamo interessati a non lasciare che i virus si impadroniscano della vita umana e del pianeta. Grazie. Bene, grazie al professor Luciano Corradini per il suo intervento e non so se c'è un passaggio ulteriore da parte di qualcuno dell'organizzazione o se inizio direttamente il mio, chiedo alla regia indicazioni perché siamo in diretta e quindi come tali dobbiamo può procedere con la condivisione dello schermo, professore. Bene, allora io procedo. Allora, mentre diciamo mi attrezzo dei supporti iconici necessari, cioè delle slide che accompagneranno il mio intervento, e chiedo un feedback cortese sul fatto che si veda quello che ritengo di avere condiviso. Tutto a posto? Sì, tutto bene. Molto bene, grazie, ben gentile. Volevo fare una brevissima premessa sul collegamento tra il discorso del professor Luciano Corradini e il mio, che ovviamente sono strettamente collegati. Il ragionamento che ha fatto Luciano Corradini possiamo dire che sia dal punto di vista concettuale, sia dal punto di vista biografico, per quello che mi riguarda, rappresenta un po' la fonte di ispirazione del mio ragionamento, nel senso che io ho qualche anno in meno di Luciano, ho incontrato questi temi grazie a lui, no? Quindi in qualche modo all'interno del Luci, ma all'interno dei corsi di percorsi formativi, all'interno del mondo accademico dove anche Luciano mi è stato amico e maestro, e quindi in questo senso diciamo così, lo spirito che anima la mia riflessione è stato ben espresso, direi quasi incarnato, dalla riflessione di Luciano Corradini, che ne è stato per me anche il veicolo e il mentore, anche in rapporto a quello che sto per dire. Dal punto di vista tecnico, il discorso di oggi avrà una breve, si collocherà, diciamo così, parte a monte, parte a valle del discorso che ha fatto Luciano Corradini. Ci sarà una brevissima premessa che ci proietta un po' più indietro nel tempo rispetto all'epoca dei padri costituenti, ci sarà una riflessione che entra nel dettaglio di alcuni aspetti, soprattutto delle linee guida emanate dal Ministero il 22 giugno del 2020 e che quindi diventano un po' il brogliaccio su cui lavorare per la progettazione del prossimo anno. Breve passo indietro di qualche anno. In realtà è di più di un anno il passo indietro perché recupero una suggestione che è propria, che trovo nella Repubblica di Platone. Lo stesso vale per l'autorità esercitata sui fanciulli e per le restrizioni della libertà imposte finché essi non abbiano sviluppato in loro un principio direttivo analogo a quello dello Stato e finché nell'intimo dei giovani non siano state, per così dire, passate le consegne di guardiano e capo alla parte migliore che abbiamo allevato mediante la parte corrispondente che si trova in noi. Solo allora li lasceremo liberi. Il testo di Platone è ricco di molteplici suggestioni e il testo della Repubblica è un testo ricchissimo che evidentemente potrebbe essere oggetto di molti approfondimenti. Da questo breve brano che ho voluto condividere traggo fondamentalmente due suggestioni. La prima, l'idea che nella mente e nel cuore della persona educabile possa prender forma qualcosa di analogo
a ciò che nella città, nella polis, avrebbe detto Platone, tiene il luogo della Costituzione. Una città come è governata? È una monarchia? È una aristocrazia? È una democrazia? Lo stabilisce la sua Costituzione. Bene, quello che è il ruolo della Costituzione nella polis deve prendere forma nella mente e nel cuore dei cittadini. Quindi il problema non è tanto solo di un'educazione civica, potremmo dire, che si limiti a trasmettere nozioni, che si limiti, diciamo, a dare informazioni, ma il problema, per usare questa immagine potente, questa potente metafora di Platone, è quello di generare la città interiore, rigenerare nella mente e nel cuore delle persone una sorta di costituzione. E ci ha detto Luciano Corradini quanto la nostra Costituzione abbia giocato e giochi un ruolo non solo dal punto di vista giuridico, ma anche dal punto di vista potenzialmente formativo, e quindi è questa che deve prendere forma nella mente e nel cuore delle persone. Seconda suggestione che traggo dal testo di Platone: è con la parte migliore di noi che possiamo formare la parte migliore di loro. Io ricordo quando, molti anni fa, prima di insegnare all'università, ero un giovane insegnante che entrò di ruolo nella scuola superiore, feci il corso per i docenti neoassunti in ruolo e un ispettore ministeriale che teneva questo corso di formazione usò con me questa immagine. Se ricordate, cari docenti, che quando entrate in classe voi rappresentate la Repubblica. È come se doveste indossare una fascia tricolore. Allora è chiaro che questa immagine dell'insegnante di scuola statale o paritaria non è rilevante, perché sempre nella Repubblica siamo. L'insegnante che entra in classe, in qualche modo entra in classe con la fascia tricolore, mi fa ripensare di nuovo a Platone, cioè posso educare alla cittadinanza se simultaneamente con la parte migliore di me riesco a essere testimone di cittadinanza, prima di tutto testimone di cittadinanza. Queste sono le prime due suggestioni che volevo condividere, poi cercheremo di comporre il mosaico e collegarci alla normativa attualmente presente. Tutto questo si collega, non leggo la citazione perché la conoscete bene e la potete leggere direttamente nella slide, si collega all'idea che in ogni caso noi siamo strutturalmente fatti per vivere gli uni con gli altri e in qualche modo sentirci parte di un'impresa comune, sentirci parte di una comunità in cui ciascuno rappresenta quasi una parte di me stesso. Tutto questo lo diceva un amico, collega, discepolo a dire il vero di Platone, Aristotele, il quale parlava di una socievolezza umana naturale, strutturale. E questa naturale socievolezza umana, scrive poi qualche anno dopo Maritain tra gli estensori, come ricordava Luciano Corradini, della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo dell'ONU, si basa su un duplice fondamento. Cioè, da un lato, una naturale indigenza sul piano materiale, cioè noi abbiamo bisogno degli altri perché nessuno di noi può essere autosufficiente sul piano dei bisogni materiali, ma dall'altro lato una naturale sovrabbondanza, l'immagine di Obelix in qualche modo la rappresenta anche in questo senso, e mi ci riconosco per altre ragioni, una naturale sovrabbondanza sul piano della comunione e della comunicazione spirituale. Cioè il fatto di avere un'anima spirituale che ci permette gratuitamente di donare conoscenza, amore, rende la socievolezza umana naturalmente sovrabbondante e orientata a una naturale condivisione. Questi sono tutti ingredienti che in qualche modo dovrebbero entrare a far parte di quella città interiore dei nostri allievi, che in qualche modo dovrebbe rigenerarsi, come diceva Platone, anche grazie alla testimonianza della parte migliore di noi. In estrema sintesi, con questo sostanzialmente concludo la parte di flashback
no, che andava ad alcune radici più remote di alcuni concetti che ci servono oggi, vorrei cercare di visualizzare insieme a voi alcuni elementi di natura educativa che ci permettono, sarebbero in qualche modo come le leve educative da muovere perché questa città interiore possa prendere forma. Il primo livello a cui prende forma il senso del noi è proprio questo senso di appartenenza che si struttura inizialmente ad un livello spontaneo, arcaico, il fatto di sentirci parte di una famiglia, di un gruppo, di una terra, cioè sono tutti elementi che in qualche modo ci caratterizzano in modo molto profondo, molto forte. Io ricordo una volta con un amico atterrai, un amico sardo, atterrai all'aeroporto di Olbia e quando siamo scesi dall'aereo, vi lascio immaginare gli odori di cherosene o che altro che caratterizzavano qualunque aeroporto, compreso quello di Olbia, questo amico quasi estasiato dice: ecco, sento il profumo del mirto. Lo sentiva solo lui, io sentivo più che altro l'odore di cherosene, però l'idea che per lui il profumo del mirto rappresentasse l'aria di casa che in qualche modo rigenera, ritempra, dà la sensazione di quel luogo del cuore in cui ha preso forma il senso del noi, ecco, questo rappresenta la prima base su cui lavoriamo. In qualche modo questo senso del noi è già dato, cioè noi lo incontriamo, non siamo noi a costruirlo, ci lavoriamo sopra, ma prende forma in qualche modo a prescindere. Noi possiamo aiutare i ragazzi, aiutare i bambini ad allargarlo, a svilupparlo, ma non lo possiamo creare in modo astratto. Insomma, siamo tutti cittadini del mondo. In un certo senso sì, però prima ciascuno sente l'odore del mirto, sente il profumo di casa. Ad un secondo livello, una leva molto potente su cui possiamo lavorare, ci sono le grandi narrazioni simboliche, cioè le narrazioni simboliche che prendono forma prima di tutto nella microcultura di ciascuno di noi. Io penso alle narrazioni familiari, penso anche ad alcune delle narrazioni che ci ha regalato Luciano Corradini nell'intervento che ha introdotto questo incontro, cioè le narrazioni familiari, le narrazioni degli amici, le narrazioni condivise che in qualche modo strutturano i ricordi comuni di persone che vivono all'interno di un gruppo, sono un forte elemento che consolida il senso di appartenenza. A questo elemento che consolida il senso di appartenenza si aggiungono evidentemente, oltre alle micronarrazioni che sono proprie di ogni ambiente, pensiamo solo, per fare un esempio banale, a tutti noi quando incontriamo, anche come nel mio caso, a molti anni di distanza, un compagno di studi del liceo, delle medie, dell'università, è chiaro che si rievocano episodi comuni che abbiamo vissuto insieme e questo rievocarli non aggiunge nulla alla conoscenza che ognuno di noi già ne aveva, perché ne eravamo consapevoli tutti, cioè sapevamo già, non è che dice ti racconto una cosa che non sai, ma servono a consolidare il senso di appartenenza attraverso questo tipo di narrazione simbolica. È chiaro che ci sono anche delle narrazioni di tipo culturale. La scuola contribuisce a creare narrazioni culturali comuni. Nel mezzo del cammin di nostra vita, potrei iniziare a dire, se fossimo in presenza e qualcuno dal pubblico mi potesse guardare negli occhi e rispondere, probabilmente più di uno direbbe: ah, mi ritrovai per una selva oscura. Perché questo verso dantesco, così come molti altri, rappresenta una narrazione culturale condivisa sulla quale fondamentalmente ci ritroviamo.
Naturalmente, se tra i presenti ci fossero persone che provengono da culture molto lontane dalla nostra, no? Uno dice, ma guarda, io vengo dalla Kamchatka, no, che altro, Dante non l'ho mai letto, evidentemente questo tipo di narrazione, invece che inclusiva, risulterebbe escludente. Il fatto di passare attraverso le narrazioni culturali da un senso di esclusione a un senso di inclusione diventa anche un modo molto importante per dare alle persone che magari accogliamo anche nelle nostre scuole progressivamente un senso di appartenenza più forte. Per quel che riguarda le scuole cattoliche, il fatto di far riferimento, per esempio, alle narrazioni che riguardano l'ispirazione del santo fondatore o comunque ad alcune narrazioni che consolidano il senso di appartenenza a questa comunità, evidentemente è un elemento particolarmente importante, particolarmente significativo. Fossimo in un college inglese, ci sarebbe anche l'uniforme, la divisa, no? L'uniforme che caratterizza, diciamo, l'appartenenza a una determinata istituzione e in qualche modo consolida questo senso di appartenenza. Naturalmente sarebbero poi da allargare, costruire in prospettiva nazionale, in prospettiva europea. Questi sono i due livelli fondativi dal punto di vista pedagogico, dal punto di vista, diciamo, del prender forma di trame educative. Su questi due livelli fondativi si innestano, appoggiano, ma se mancano questi due, tutto il resto corre il rischio di essere una specie di casa costruita sulla sabbia. Per questo mi sono soffermato a lungo su questi due livelli fondativi. Appoggiano la conoscenza di usi, costumi, tradizioni, la cultura formale pienamente condivisa, la consapevolezza delle istituzioni, degli organismi, la stessa identità della nostra Repubblica, il sistema di voto, tutto quello che caratterizza, le leggi che caratterizzano la nostra identità di cittadini della Repubblica Italiana e di cui dobbiamo essere consapevoli e alla cui consapevolezza anche l'educazione civica lavora, evidentemente acquisiscono un significato sul piano dei mondi vitali dei ragazzi nella misura in cui i bambini, i ragazzi le agganciano queste idee, queste informazioni a un senso di appartenenza o a una narrazione simbolica. In fondo Luciano Corradini ha reso presente in modo molto forte, molto caldo, molto con grande trasporto alcune narrazioni che riguardano il passaggio dalla scrittura della Costituzione da parte dei padri costituenti all'inizio della sua funzione educativa nella scuola attraverso l'insegnamento dell'educazione civica, il decreto di Aldo Moro, che in qualche modo ci permettono di dire: ecco, l'educazione civica non è avulsa da un senso di appartenenza e da una narrazione simbolica che ritengo che mi appartenga come persona, come cittadino, come lavoratore, come insegnante, ma si innesta in queste narrazioni simboliche e in esse innestata a quel punto assume un determinato significato. Ecco, questo è, se volete, il tre di unione, il punto di cerniera, il punto di incontro tra la riflessione che sinteticamente vi ho proposto sulle basi pedagogiche di questo insegnamento e anche la narrazione introduttiva con cui il professor Luciano Corradini ci ha fatto entrare direttamente nel mondo, diciamo, di questa educazione civica, a partire dai suoi primordi e dall'intuizione euristica fondativa, fondamentale, che l'ha tenuta a battesimo nella Repubblica Italiana. Quindi, in questo senso, la Costituzione assume questo ruolo di grande narrazione sociale e civica a partire dalla consapevolezza che di questo avevano i padri costituenti, e su questo non aggiungo nulla perché lo ha già detto molto bene Luciano Corradini, tenendo presente che in questo momento siamo in un tempo di crisi delle grandi narrazioni condivise, quindi in realtà purtroppo le narrazioni culturali, le narrazioni etiche e così via, molto spesso lo dico
avendo particolari occasioni, scusate, di incontrare insegnanti di scuola cattolica, soprattutto nei corsi di formazione, evidentemente, ma molto spesso se mi viene restituita questa percezione che so che alcuni valori educativi che la scuola propone non sempre coincidono con i valori educativi, quindi con le narrazioni sulla crescita della persona che hanno le famiglie. Famiglie non sempre, diciamo, magari scrivono volentieri il figlio alla scuola cattolica, ma non sempre, diciamo, stanno lavorando sul piano educativo attraverso leve valoriali sempre convergenti con quelle che proviamo a utilizzare noi. E quindi ci accorgiamo che c'è una crisi di queste grandi narrazioni condivise, anche una crisi di tipo etico, insomma, in questo senso. Ma, e alla fine, tenendo presente che la Costituzione diviene anche un oggetto culturale attorno a cui, cioè che può dare ordine a elementi di natura concettuale anche in vista di una preparazione complessiva nel campo dell'educazione civica, volendo anche, supponiamo, per gli esami di Stato del primo e del secondo ciclo, in cui comunque gli studenti saranno chiamati anche a dar conto delle loro conoscenze che, come vedremo, dovranno essere non solo promosse ma anche valutate. E questo è uno degli elementi che caratterizza l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, così come ha preso forma con la legge 92-2019 e le linee guida del 2020. Quindi il discorso che ha fatto Luciano lo trovate qui in slide, no? Cioè l'appello accorato dei padri costituenti che Luciano ci ha presentato, lo trovate qui anche nella sua declinazione testuale articolata, ma lui stesso lo aveva già citato in questi termini, quindi semplicemente ve lo lascio. Le slide poi potrete averle, verranno messe a disposizione, quindi in questo senso avete anche il testo preciso. Don Luigi Sturzo, sempre nello stesso periodo, sosteneva che la Costituzione è il fondamento della Repubblica Democratica. Se cade dal cuore del popolo, se non è rispettata dalle autorità politiche, se non è difesa dal governo e dal Parlamento, se è manomessa dai partiti, se non entra nella coscienza nazionale, anche attraverso l'insegnamento dell'educazione scolastica, verrà a mancare il terreno sul quale sono fabbricate le nostre istituzioni, ancorate le nostre libertà. Qui c'è da chiedersi se Don Sturzo all'epoca fosse buon profeta di ciò che sarebbe poi accaduto col passare del tempo, o se portasse iella con affermazioni di questo tipo, perché purtroppo man mano che si è perso questo contatto forte, soprattutto anche da parte di una parte dei decisori politici, qualcosa abbiamo perduto a livello di consapevolezze, oppure, come è stato autorevolmente detto in una direttiva ministeriale che, lo ricordo, nel 1996 fondamentalmente è stata scritta e pensata dal professor Luciano Corradini, che all'epoca era sottosegretario all'istruzione, quindi in qualche modo ha personalmente curato anche questo tipo di normativa che poi ha avuto uno sviluppo di un certo tipo, ecco, l'idea della Costituzione come paideia, leggete qui la citazione da soli, la riformulo in termini, con parole mie, come paideia di riferimento per una visione valoriale convergente e condivisa anche in un tempo, come dicevo prima, di crisi delle grandi narrazioni. Quindi quest'idea che la Carta Costituzionale possa giocare questo tipo di ruolo è un'idea, diciamo, che ha una sua base pedagogica molto forte, che spero di avere, in qualche misura contribuito a mettere in luce. A questo punto si potrebbe, ma su questo non mi soffermo troppo a lungo, si potrebbe vedere qual è stata la storia dell'educazione civica in Italia. La scorro però solo molto rapidamente, perché mi interessa di più
fermarmi sulla normativa attuale. Dopo il DPR 585 del 98, quello già di Aldo Moro, già citato da Luciano Corradini, fondamentalmente abbiamo avuto, diciamo, la stagione delle educazioni. Luciano stesso le ha contate, lo ha scritto anche in diversi volumi: salute, ambiente, stradale, diritti umani, alla pace, più di 20 se le mettiamo tutte in fila, i grandi progetti, progetto giovani, progetto ragazzi 2000, insomma progetto genitori, che in qualche modo cercavano di rilanciare il protagonismo studentesco. Nel 1996 si arrivò, grazie a questa direttiva ministeriale, la cui paternità ho già parzialmente attribuito al Luciano Corradini, che ne fu anche l'estensore materiale, l'idea di un curriculum verticale di educazione civica e cultura costituzionale dalla scuola dell'infanzia alla secondaria di secondo grado, con orario e valutazione autonoma. Questo non è mai entrato in vigore, perché nella legge 53/2003 si è parlato di educazione ai principi della convivenza civile, con le sei educazioni che conosciamo, fino a arrivare alla legge 169/2008, quella su cittadinanza e costituzione, la quale in origine, in teoria, doveva avere una propria dotazione oraria e valutazione autonoma, così come fu scritto nelle linee di indirizzo per la sperimentazione di cittadinanza e costituzione, linee di indirizzo prodotte da una commissione ministeriale presieduta dal professor Luciano Corradini, di cui a questo punto facevo parte anch'io, prima tempi di Moro e poco oltre, ero ancora troppo giovane. Si è arrivati però all'idea che fondamentalmente ci troviamo con un insegnamento cittadinanza e costituzione con un impianto culturale forte, quello delle linee di indirizzo per la sperimentazione che non si è mai fatta, e una collocazione istituzionale debole, quindi senza orario specifico, senza valutazione autonoma. La legge 92/2019 si inserisce in questo dinamismo storico che ho voluto sommariamente ricostruire, giusto per far vedere che non è che nasce fuori, salta fuori come un coniglio dal cappello a cilindro. Si inserisce da un lato riaffermando il grande valore dell'educazione civica. Tenete presente che l'articolo 1 di tutte le leggi, quello in cui ci sono i considerata, no? Cioè che dice perché si fa sta legge, e insomma in genere diciamo mette in campo sempre motivazioni di altissimo profilo. E quindi l'idea che l'educazione civica, che la stessa legge, come vedremo, definisce trasversale, abbia un suo valore importante per la formazione dei giovani, viene evidentemente riaffermato, con una collocazione istituzionale un po' faraginosa dal mio punto di vista. È un insegnamento trasversale, per cui non c'è un'ora di educazione civica così definita con l'insegnante di educazione civica. Per cui si prevede un monte ore, non meno di 33 ore annue, da svolgersi nel monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Quindi se ci sono 5 ore di italiano, 2 ore di storia, un'ora di religione, 2 ore di scienze o che altro, quelle devono restare. Per cui a questo punto eventualmente si può utilizzare la quota di autonomia di cui le scuole possono disporre, ma di cui non sempre si servono, prevista dal DPR 275 del 1999, e quindi questo è il primo punto di riferimento. Affidato anche in contitolarità ai docenti della classe, con un docente che abbia compiti di coordinamento e alla fine formula la proposta di voto espressa in decimi, acquisendo elementi conoscitivi anche dagli altri docenti con cui è condiviso questo insegnamento. Ovviamente con una specifica valutazione, naturalmente, come sempre, come si suol dire, nozzi coi fichi secchi. Ma qui sia il contesto della scuola paritaria, siamo anche un po' abituati che non sempre ci sono riconoscimenti economici per diciamo ciò che le istituzioni svolgono. C'è stato un dibattito anche piuttosto significativo giusto in questi mesi, che poi in qualche modo sembra essersi evoluto positivamente, ma ho avuto modo di seguire anche i toni con cui il dibattito giustamente
si è svolto in questi tempi, anche qui eravamo nel 19, l'idea è che in ogni caso si fa l'educazione civica, ma senza aggravi di orario, senza nessun compenso, senza spendere un soldo. Questo lo precisa la legge, per sicurezza, che qualcuno non venga in mente di diciamo distribuire dei denari. Vengono precisate sempre nella legge le tematiche di riferimento. Qui c'è da un certo punto di vista, e adesso col senno di poi sto dico per fortuna, la legge indica già alcuni temi. In realtà di solito le leggi non indicano anche il programma, diciamo, dell'insegnamento, indicano le finalità e poi ci dovrebbe essere un decreto che in qualche modo indica il programma o le indicazioni tematiche. Qui c'è da dire che la legge in realtà già indicava alcune tematiche di riferimento: la Costituzione, le istituzioni dello Stato, la storia della bandiera, Agenda 2030, l'educazione alla cittadinanza digitale, elementi di diritto, educazione ambientale, la legalità, rispetto dell'ambiente, del patrimonio culturale, stradale, al volontariato, alla cittadinanza attiva. Insomma, nell'articolo 3 c'è un elenco abbastanza nutrito di tematiche di riferimento che in qualche modo vengono già piazzate lì a livello di legge. Questo per fortuna, devo dire, col senno di poi, anche se dal punto di vista istituzionale, se uno volesse proprio, diciamo, essere, cioè lavorare di fino sulla pulizia degli strumenti di tipo normativo, no? In realtà questo ha permesso in quest'anno, che doveva essere di primissima sperimentazione, in cui siamo stati in realtà tutti diciamo distratti, per usare un termine lieve, da problematiche più urgenti di altro tipo, effettivamente comunque, visto che le linee guida, come vedremo, hanno tardato moltissimo a uscire, in teoria dovevano uscire settembre-ottobre del 2019, la legge è di agosto, quest'anno doveva essere di sperimentazione, di prima attuazione di sperimentazione di questa legge, quindi servivano le linee guida in teoria a settembre-ottobre, sono uscite a giugno 2020, quindi per fortuna che almeno qualche indicazione tematica era stata inserita nella legge, con un articolo 5 che in realtà inseriva tra i temi di riferimento una sovrabbondanza ridondante alla cittadinanza digitale, ma vabbè, insomma, tra l'altro anche quello bisogna vedere se è stato buon profeta o ha portato sfortuna, perché adesso poi ci siamo trovati tutti quanti a dover fare la DAD, anche la formazione tramite webinar e quant'altro, quindi insomma in qualche misura questa cittadinanza digitale l'abbiamo dovuta tutti toccare con mano, con una precisazione su cui non mi soffermo, vi lascio solo l'articolo 4 in sovraimpressione perché ve lo ha già letto Luciano Corradini nella sua premessa introduttiva, ribadendo che la Costituzione in qualche modo rappresenta la base, il fondamento di questa paideia di riferimento, cioè di la riserva dei valori ispiratori, la coscienza civica che in qualche modo dovrebbe animare, dare unità a tutto l'insegnamento. Vengono in qualche modo citati, a mio avviso, e su questo abbiamo condiviso la scelta anche con Luciano Corradini nel libro che abbiamo scritto assieme, assieme alla Carta Costituzionale ci sono questi altri due documenti che sono dell'ONU, uno un po' più antico, la dichiarazione del 1948, che esce negli stessi anni della Costituzione, in qualche modo si possono leggere in filigrana, leggendo la Costituzione alcuni temi della Dichiarazione dei diritti umani, e leggendo la Dichiarazione dei diritti umani sentire l'eco di qualcosa che è poi implicito nella nostra Costituzione e in parte anche esplicito evidentemente, e l'Agenda 2030 approvata dall'Assemblea Generale dell'ONU nel 2015 per 2030, 17 obiettivi da raggiungere entro il 2030, che in qualche modo identifica temi scottanti, molto vicini, molto vicini al vissuto, ai mondi vitali dei bambini e dei ragazzi, educazione ambientale, sviluppo sostenibile, e così, che in qualche modo ci aiutano
a incarnare nel dibattito contemporaneo anche i grandi temi che ritroviamo nella Costituzione, nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Ecco, c'è, come vi dicevo, questo spazio disteso dell'articolo 5 della legge dedicato alla cittadinanza digitale, su cui mi sono già soffermato. Arriviamo infine alle linee guida, che sono uscite con decreto ministeriale numero 35 del 22 giugno 2020. Le linee guida erano previste dalla legge. La legge 92 di 2019 prevede all'articolo 3 l'indicazione di linee guida con decreto del Ministero, sono definite linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica che individuano, dove non già previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento. Quindi le linee guida, in teoria, stando alla legge, dovevano individuare in modo preciso e puntuale, come per esempio avevamo fatto noi assieme al professor Corradini con il documento per la sperimentazione di cittadinanza e Costituzione, che individuava dalla scuola dell'infanzia alla secondaria di secondo grado traguardi per lo sviluppo delle competenze e conoscenze e abilità, obiettivi specifici di apprendimento, così come fanno per tutti gli altri insegnamenti le indicazioni nazionali attualmente in vigore, tanto per il primo come per il secondo ciclo. E quindi in questo senso questo era il compito delle linee guida. Poi, per carità, nelle linee guida c'è una premessa, c'è qualcosa che si aggiunge, ma fondamentalmente il compito delle linee guida, così come era definito dalla legge, doveva essere questo. E a mio avviso in questa forma sarebbe stato persino utile e necessario emanarle piuttosto in fretta. Personalmente la mia convinzione dovevano uscire all'inizio dell'anno scolastico 19-20. Poi, per carità, maiora premunt, così non è stato. Il Ministero ha emanato tale documento, abbiamo detto, il 22 giugno del 2020, quindi, com'è che diceva Corradini prima, parlando della legge che ha aspettato 10 anni senza indugio, insomma, con un po' di indugio rispetto a quello che era desiderabile, e ci sono fondamentalmente 3 allegati. Il primo con le linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica, e poi ci sono 2 allegati che sarebbero gli emendamenti al profilo dello studente atteso al termine, tanto del primo come del secondo ciclo. In realtà l'operazione che è stata fatta, per essere, è importante avere una chiave di lettura per comprenderla, perché al di là della lettura del testo, che è un testo abbastanza sobrio, asciutto, che si legge facilmente, si tratta di capire quel che è stato fatto e quello che invece rimane da fare, perché diciamo è uno sporco lavoro, ma qualcuno lo deve pur fare. Se non c'è nelle linee guida, vediamo subito a chi tocca. Vediamo subito a chi tocca. Allora, per quel che riguarda, diciamo, le linee guida in senso stretto, fondamentalmente si parla, si sottolinea nuovamente con molta energia la trasversalità già identificata nella legge dell'educazione civica in rapporto a tutte le altre discipline. Qui in realtà fondamentalmente si afferma questo: la norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina, neppure esclusivamente disciplinari. E va bene. I nuclei tematici dell'insegnamento, e cioè quei contenuti ritenuti essenziali per realizzare le finalità indicate dalla legge, sono già impliciti negli epistemi delle discipline. Allora, attenzione, questa affermazione, a mio avviso, potrebbe essere fraintesa o comunque non dice con sufficiente chiarezza quello che ci serve per ragionare su questo insegnamento da un punto di vista pedagogico didattico. Perché? Perché premesso che le linee guida dovevano definire, quantomeno così diceva la legge, dovevano definire
i traguardi di competenza e gli obiettivi di apprendimento. E premesso che, come vedremo, le linee guida alla fine non fanno questa operazione, se non molto alla lontana, è chiaro che quando si afferma che in fondo i contenuti dell'insegnamento dell'educazione civica sono già nelle discipline, è come dire, scusate, abbiamo scherzato. Allora è importante non leggere così questo passaggio, perché se no la montagna va a finire che partorisce un topolino. E quindi è chiaro che nelle varie discipline ci sono germi positivi, semi fruttuosi, che possono poi ritornare utilmente nell'insegnamento dell'educazione civica. Ma non possiamo, diciamo così, dissolvere totalmente le idee fondative, le linee portanti dell'educazione civica dentro alle discipline, perché sarebbe davvero come prendere un piccolo bicchiere di vino, magari molto buono, molto gustoso, e poi versarlo in un otre pieno d'acqua. Allora, qualcuno un tempo, facendo operazioni di questo tipo, mutava tutta l'acqua in vino, ma noi di solito non abbiamo questo tipo di capacità, quindi l'unica cosa che otteniamo è che quel piccolo bicchiere di vino versato in un otre pieno d'acqua si dissolve, e del gusto, dell'odore, del colore, del sapore, dell'aroma del vino, corriamo il rischio di non trovarne più traccia. Quindi volevo prima di tutto mettere in guardia da una lettura non pienamente funzionale di questo passaggio delle linee guida. Ecco, gli aspetti contenutistici, c'è questo lessico che insomma gli estensori delle linee guida hanno ritenuto di utilizzare, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e didattica di ciascuna istituzione scolastica, le linee guida si sviluppano attorno a tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della legge, che sono costituzione, sviluppo sostenibile e cittadinanza digitale. Quindi fondamentalmente si dice, come che sia, gli elementi, i nuclei concettuali fondamentali attorno a cui, che facciano un po' da catalizzatori per tutto quanto, dovrebbero essere questi tre, che sono quelli che già c'erano nella legge. Quindi è chiaro che le linee guida non possono smentire o sconfessare quello che già era scritto nella legge. Ma è interessante che nelle linee guida venga comunque riaffermato in modo molto forte, e questo è l'aspetto particolarmente prezioso, positivo di queste linee guida, viene riaffermato in modo molto forte il ruolo della Costituzione, anche in questo caso presentata, leggo solo un passaggio di quello che trovate in slide, come un codice chiaro e organico di valenza culturale e pedagogica, capace di accogliere e dare senso e orientamento alle persone che vivono nella scuola, alle discipline, alle attività che vi si svolgono. Allora, è la visione della Costituzione nei termini presentati da Luciano Corradini, e quindi in questo senso e che in qualche modo riprende l'intuizione dei padri costituenti che entrambi, professor Corradini ed io, vi abbiamo richiamato in qualche modo, cioè la Costituzione come paideia di riferimento per una identità sociale e civica del cittadino della Repubblica Italiana. Quindi in questo senso, tanto per dire in qualche modo quello che mi preme in rapporto alla Costituzione, non possiamo trattare la Costituzione semplicemente come un pezzo di programma di qualcuna delle altre discipline. Quindi in qualche modo, per questo ho detto, andiamo a correggere alcune delle cose che erano scritte, sempre prendendole dalle linee guida nella slide precedente, perché quantomeno la Costituzione non la possiamo considerare semplicemente come un pezzetto del programma di storia, per cui a un certo punto, quando è che parli della Costituzione? Ah beh, quando arrivo a fare il Novecento in storia. O per le scuole superiori, un pezzetto del programma di diritto e economia, dici, ma ne parlate della Costituzione? Sì, ne parliamo quando ci arrivo col programma di diritto, che devo fare il diritto costituzionale. Quindi l'idea è che
ed è questo il concetto fondamentale che vorrei che passasse, non è che i contenuti di cultura sociale e civica, che stanno già nelle varie discipline e stanno nelle discipline con una loro logica, cioè se stanno in storia ci stanno secondo l'ordine cronologico, se sono all'interno di economia e diritto sono all'interno di economia e diritto secondo la logica del giurista, no? Ecco, entrano nell'educazione civica così come stanno di casa nei programmi delle altre discipline, ma è l'educazione civica che per esempio riattribuisce alla Costituzione il significato di diciamo cuore pulsante della città interiore, riprendo quell'immagine che ho usato di Platone, cuore pulsante della città interiore dei giovani cittadini che noi andiamo a formare. Quindi è invertito il ruolo, no? Cioè nelle discipline a un certo punto si racconta cosa hanno fatto nell'assemblea costituente e perché in storia, ma la carta costituzionale in educazione civica è la grande narrazione condivisa del popolo italiano e come tale deve riprendere forma nella mente e nel cuore dei nostri ragazzi, dei nostri bambini. E quindi in questo senso devo dire che per la scuola elementare ho trovato in cui la tentazione di un dissolversi di questo tema nelle discipline è un po' più blanda, un po' più lieve, tentazione più forte per esempio nella scuola superiore, nella scuola elementare ho trovato effettivamente anche dei materiali in circolazione molto interessanti, la Costituzione spiegata ai bambini o che altro, in cui davvero si cerca di entrare in una logica di questo genere anche attraverso quelli che erano i materiali per l'insegnamento di cittadinanza e costituzione. Un secondo passaggio, qui è un aspetto interessante, perché prima la trasversalità della disciplina, sempre nelle linee guida, io sono ancora nelle linee guida, legato a pagina 3, veniva presentata come un cupio dissolvi dell'educazione civica che doveva dissolversi, dice, i suoi contenuti sono già nelle discipline. Qui invece si parla addirittura di un insegnamento trasdisciplinare facendo riferimento alla trasversalità quasi come un paradigma, quindi un insegnamento che addirittura non è una disciplina con orario e così via, dedicato, insegnante dedicato, non perché non dovevamo spendere soldi, no, per carità, ma perché è oltre le discipline, perché in qualche modo diciamo si colloca in una sorta, l'educazione civica pertanto supera i canoni di una tradizionale disciplina assumendo più propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata con le discipline di studio. Ecco, questa è un'idea per me molto interessante, anche molto elevata, non del tutto coerente con alcuni dei passaggi che abbiamo visto prima. Farò alla fine una proposta a voi per le vostre scuole su come far quagliare un po' tutti questi elementi. È chiaro che se fossero stati scritti con una coerenza maggiore sarebbe stato anche più semplice per me presentarli, però posso inventarmi le cose per far piacere a qualcuno. Quindi in questo senso, diciamo, cerco di darvi intanto le chiavi di lettura di quello che c'è, per poi dare alla fine, quindi non cambiate canale, mi raccomando, una chiave di lettura di quello che si dovrebbe fare sulla base dell'analisi di quello che c'è. Il curriculum, cioè i traguardi di competenza e gli obiettivi di apprendimento di educazione civica, per i prossimi 3 anni è demandato alle scuole autonome. In realtà, quindi, allegato A, sono le linee guida che stiamo leggendo, fondamentalmente non contengono traguardi e obiettivi, ma contengono alcune considerazioni sulla trasversalità dell'educazione civica, alcuni nuclei tematici importanti, la riaffermazione del ruolo centrale della Costituzione. Sono più interessanti da questo punto di vista gli allegati B e C, che in qualche modo hanno delle, come vedremo, delle sequenze, lo vedremo
delle sequenze di punti di riferimento che in qualche modo mi richiamano alcuni elementi anche di natura contenutistica. Però le scuole hanno piena autonomia nel definire il contenuto, nel definire il contenuto. A questo punto, ovviamente, tutto questo però deve essere valutato. Quello che dice la legge, cioè che ci deve essere una valutazione, premesso che le linee guida non definiscono i traguardi di competenza, che sono anche la fonte di quelle che potrebbero essere i criteri per la valutazione, è evidente che le scuole dovranno comunque definire nel piano dell'offerta formativa, nel curriculum di istituto, definire anche i criteri per la valutazione di questa disciplina, di questo insegnamento, sulla base di quello che ogni scuola ritiene opportuno fare, sia offrendo alcuni elementi di contenuto di tipo più specifico, sia valorizzando ciò che fanno i docenti nelle varie discipline. Qui si tratterà di trovare un equilibrio tra questi due aspetti. Ci arriviamo a breve. Per gli anni scolastici 2021, 2022, 2022-2023, la valutazione dell'insegnamento farà riferimento agli obiettivi e risultati di apprendimento che le scuole avranno definito. Quindi le scuole definiscono obiettivi e traguardi di competenza, obiettivi di apprendimento e traguardi di competenza, quindi di conseguenza valutano sulla base di quegli obiettivi e traguardi che esse stesse hanno definito. Quindi in qualche modo ogni scuola dovrebbe redigere l'equivalente di un documento corrispondente a una specie di addendum alle indicazioni nazionali rispettivamente del primo e del secondo ciclo per la sola educazione civica. Questo è ciò che dicono le linee guida. Insomma, come dicevo, è uno sporco lavoro, ma qualcuno lo deve pur fare. In teoria doveva esserne le linee guida. In pratica, dice, lo faranno le scuole nella loro autonomia. Questo effettivamente è un documento da produrre. È un documento da produrre perché poi sulla base di questo che viene legittimata la modalità di valutazione. Su questo direi che invece il testo delle linee guida, cioè sul fatto di demandare questa incombenza all'autonomia delle scuole, il testo delle linee guida mi sembra invece molto chiaro, molto chiaro. Come muoverci? E qui mi sto avviando a concludere, per poi naturalmente rispondere soprattutto alle vostre domande, ma vorrei dedicare un minimo di attenzione a questo passaggio. Come muoverci come scuola cattolica di fronte a questo scenario? Chiaramente la sfida c'è, il salto da fare è abbastanza significativo, e quindi come possiamo muoverci? Allora, cercare di applicare questa legge come un processo culturale condiviso, in cui come primo passo, come dire, ricomincio da tre, no? Diceva Troisi in un bellissimo film. Vediamo che cosa possiamo, soprattutto per il prossimo anno, perché il prossimo anno è domattina, insomma, quindi da partire. Abbiamo detto che c'è una sperimentazione per tre anni, allora è chiaro che il primo anno è ovvio che si cerca di valorizzare al meglio quello che abbiamo già fatto, sperando di non prendere quello che sarà ciò che stabiliremo in emergenza l'anno prossimo, come dire, oggi per oggi, ma certamente per l'anno prossimo partire dalla valorizzazione delle migliori prassi già realizzate in passato, costruendo una proposta culturale sensata per le 33 ore, in cui traspaia anche, e qui parlo a docenti, dirigenti di scuola cattolica, l'anima di una dottrina sociale cristiana, perché è chiaro che assieme alla Costituzione, assieme alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo dell'ONU, assieme ad Agenda 2030, nelle scuole cattoliche i catalizzatori concettuali, gli aghi della bussola pedagogica diventano quattro se vogliamo essere in qualche modo fedeli a noi stessi. Cioè c'è anche tutto il patrimonio, il tesoro della dottrina sociale della Chiesa.
che offre su questi temi suggestioni di una ricchezza impressionante. Io sono stato coinvolto per l'anno prossimo su un progetto in cui è coinvolto anche la Conferenza Episcopale Italiana, l'Ufficio Nazionale Scuola e Università, su un progetto, diciamo, di elaborazione di materiali per l'educazione civica a partire dalla dottrina sociale della Chiesa. E quindi ci sto mettendo testa perché qualcuno ha ritenuto di coinvolgermi in questa impresa. Però, al di là di questa congiuntura, cioè del fatto che ci sarà in circolazione qualcosa in questo senso, l'idea che assieme ai tre elementi che vi ho segnalato, no? Costituzione, dichiarazione dei diritti dell'uomo, Agenda 2030, ci sia anche la dottrina sociale della Chiesa, per cui mentre leggo Agenda 2030 con la mano, la tengo sulla mano sinistra, sulla mano destra ci tengo la Laudato Si, che peraltro è uscita lo stesso anno, qualche mese prima di Agenda 2030, beh, evidentemente, insomma, in una scuola cattolica è particolarmente sensato. Tra l'altro, giusto nel corso dell'emergenza Covid, Papa Francesco ha rilanciato un anno speciale di rilettura, riscoperta della Laudato Si, proprio per rilanciare i grandi temi della Laudato Si. È chiaro che per una scuola cattolica un lavoro sulla Laudato Si che tenga conto, che guardi, che entri in un gioco di specchi, diciamo quantomeno con Agenda 2030 e gli altri due documenti che ho citato, rientra a pieno titolo in un percorso di educazione civica. Valorizzare le esperienze di cittadinanza attiva che vadano a incidere sui mondi vitali degli studenti e quindi in qualche modo cercare, come dicevo all'inizio, riprendendo Platone, fare appello alla parte migliore di loro e fargliela mettere in pratica, a partire da quella che è la parte migliore di noi, la miglior parte loro con la miglior parte nostra. E quindi in questo senso effettivamente, diciamo così, cercare anche di valorizzare esperienze di partecipazione che sul piano esperienziale abbiano un certo tipo di impatto, investire chiaramente sulla formazione, quindi costruire un progetto culturale che a mio avviso potrebbe anche divenire una proposta fidei per le prossime linee guida. Cioè, visto che le linee guida mancano di un tassello importante che è diciamo la proposta culturale concreta di educazione civica, cioè i traguardi di competenza e gli obiettivi di apprendimento, se in tre anni di lavoro il mondo della scuola cattolica si muove su alcune linee culturali convergenti, aggiungendo, come dicevo, il valore aggiunto che viene da tutta la consapevolezza, dal patrimonio ricchissimo che c'è nella dottrina sociale della Chiesa, a mio avviso si può poi elaborare una proposta da rendere pubblica che diventa anche il pubblico contributo della scuola cattolica a un onere che le linee guida testé approvate hanno in qualche modo affidato a tutte le scuole autonome d'Italia, comprese le scuole paritarie. E quindi in questo senso io credo che sia anche un'occasione sia per portare un contributo che intanto ci serva a lavorare meglio, parlo come scuola cattolica, sia a portare un contributo che diventa un contributo che la scuola cattolica porta a tutta la Repubblica, alla nazione. Quindi in questo senso io credo che, al di là del fatto che il tema mi appassiona, che c'è un coinvolgimento affettivo che ha radici lontane e che affonda le radici anche nell'affetto con cui di tutto questo ha sempre parlato e su cui ha sempre lavorato anche l'amico collega professor Corradini, quindi al di là di questi elementi che mi fanno velo, mentre ragiono su questo passaggio, sto anche facendo un ragionamento in qualche modo pragmatico, ecco, diciamo così, perché effettivamente
mio avviso c'è spazio per muoversi in questa direzione. In pratica, prima di andare sui titoli di coda, quindi, e poi ci torneremo meglio nei prossimi incontri, cioè quello di domani per la scuola primaria e quello di venerdì per la secondaria di primo e di secondo grado, però in pratica io avrei in mente, per quella bozza di curriculum di istituto, di curriculum di educazione civica da produrre a livello di istituto, come decretato da queste linee guida, avrei in mente, diciamo così, di chiederci, fare uno screening a livello discipline, ambiti disciplinari e così via, quello che già ciascuno di noi fa, ma che fa investendoci, scommettendoci, cioè non, e sì, c'è anche quel passaggio lì, aspetta, glielo infilo dentro, no? Ma quelli che sono alcuni grandi temi che ciascun insegnante sviluppa già in modo significativo, quindi dando già ad essi una valenza di tipo educativo nel senso sociale e civico, che sono già presenti negli insegnamenti delle varie discipline. E quindi facciamo intanto il censimento. Quello che è quelli che sono alcuni grandi progetti di tipo educativo, prima Luciano Corradini parlava delle 23 o più educazioni, salute, ambiente, diritti umani, alla pace, alla legalità, insomma ciascuna scuola ha già magari l'abitudine a lavorare con alcuni grandi progetti, che quindi in questo senso questi progetti a questo punto, invece di dire li facciamo così come progetti extracurricolari, li consideriamo in qualche modo, li facciamo entrare dentro il curriculum di educazione civica. Terzo, però, che ci sia una costola, un baricentro, una parte di questo insegnamento, stiamo parlando di 33 ore, no? Una parte anche significativa, direi almeno un terzo, ecco, tanto per capirci, che andiamo a ritagliare in modo specifico per sviluppare in autonomia alcuni temi legati alla Costituzione, alla Dichiarazione dei diritti dell'uomo, al Magistero della Chiesa, quindi che siano un percorso specifico di educazione civica, e qui sarà diverso il ragionamento che bisogna fare per la primaria, per la secondaria di primo, per la secondaria di secondo grado, quindi un percorso specifico in questo senso, per cui possono anche servire i libri, dopo ne segnalerò qualcuno, effettivamente, perché diventa quella specie, questo percorso specifico, anche diciamo in qualche misura contenuto, diventa quello spazio specifico, dicevo, che poi aiuta a illuminare tutto il resto, perché sennò c'è il rischio che se noi andiamo semplicemente a imputare alle 33 ore di educazione civica quel che già si fa nelle discipline, quel che già si fa nei progetti, alla fin fine, se poi chiedi allo studente, e lo dovremo fare perché dovremo valutarli, e lo dovremo fare perché ne dovranno parlare quando sarà ora, agli esami finali, sì, ma cosa ti è rimasto in senso specifico della tua identità sociale e civica, della tua città interiore, si corre il rischio di avere no, ma questa cosa è un pezzo del programma di storia, quest'altro è un pezzo del programma di diritto, quest'altro è una cosa che abbiamo fatto un giorno perché così siamo andati fuori, abbiamo fatto il corso di pronto soccorso, poi noi insegnanti sappiamo che l'abbiamo imputato all'educazione civica, ma lo studente rischia di non saperlo. E quindi in questo senso c'è bisogno di una parte significativa di questa offerta formativa che aiuti gli studenti a visualizzare che c'è uno spazio di riflessione specifico che ha in questi quattro documenti che vi ho citato la loro anima e che serve a dar senso anche a tutto il resto che si fa anche nelle altre discipline e anche attraverso progetti anche belli, anche ben fatti, a cui le nostre scuole sono già abituate. Quindi ciò detto, e sui titoli di coda vi lascio qualche consiglio di lettura, in particolar modo questo testo, Una convivenza civile, che ha già benevolmente citato la professoressa Kaladic all'inizio, che è l'ultima fatica fatta assieme a Luciano Corradini per cercare di
dare anche concretezza a questa idea che abbiamo entrambi cercato di esprimere in questa sede, e con altri consigli di lettura per chi fa fatica a prendere sonno la sera, quindi magari ha bisogno di leggere molto per riuscire ad addormentarsi la sera, io semplicemente vi ringrazio per la vostra attenzione, ricordando che dov'è il nostro tesoro sarà il nostro cuore. Se il nostro tesoro, la nostra idea forte, è quella di aiutare i ragazzi a costruire la loro città interiore, assolveremo questo compito di occuparci dell'educazione civica in un certo modo. Se il nostro tesoro, il nostro cuore è quello di dire mannaggia, ci tocca un'incombenza burocratica, sistemiamola in qualche modo, magari nel modo più indolore possibile, è chiaro che lavoreremo in un modo diverso. Ma io sono uomo di speranze e sono fermamente convinto che la prima linea sarà quella prevalente, sarà quella su cui ci ritroveremo magari anche in altre occasioni. Grazie per la vostra attenzione. Grazie Andrea, grazie come sempre, sai toccare le corde del cuore educativo, del cuore educante, e tante le esperienze che già abbiamo fatto insieme, pertanto accolgo molto positivamente la tua proposta di andare, ecco, ad individuare delle possibili linee per la scuola cattolica in Italia alla luce dei percorsi che ci vengono proposti per l'educazione civica. Cosa dire alla fine, oltre a ringraziarti, ma che poi ancora nei prossimi giorni avremo modo di riflettere con te, sicuramente emerge un'esigenza a una trasversalità ed essenzialità che i nostri collegi docenti devono individuare per non correre il rischio di trascurare ancora una volta un'opportunità. Ecco, in più, ripeto, colgo molto positivamente, ho letto anche qualche commento nelle chat, che possono essere utili approfondimenti, perché siamo ben inseriti, no? Ecco, penso che nella scuola cattolica quel progetto culturale che ci invita a individuare percorsi dove fede, cultura, vita si possono integrare, possono in questi percorsi trovare ampio riferimento. E poi tu sai che abbiamo pubblicato, ormai è ufficiale la pubblicazione della prassi di riferimento riconosciuto dall'UNI, con un appendice, con delle linee, e il lavoro che tu proponevi potrebbe avere piena dignità in questo percorso. Pertanto grazie a te e grazie al professor Luciano Corradini, lo ringrazio soprattutto per tutto l'apporto che nel corso degli anni ha portato alla scuola tutta, e in modo particolare a una vera attenzione a quelli che possono essere percorsi di educazione civica che tengono conto, a partire dallo studio della Costituzione, uno sviluppo sostenibile, una cittadinanza digitale, cioè essere cittadini, Don Bosco direbbe, buoni cristiani, come cittadini onesti, vero? Ecco, pertanto Don Bosco, adesso non so se ho parafrasato, ma comunque Don Bosco ci invitava in questa direzione. Io vi ringrazio, ringrazio tutti i partecipanti, vi ricordo che domani sera ci sarà un approfondimento specifico per itinerari didattici per la scuola primaria con la dottoressa Maria Teresa Tura, e l'iscrizione è autonoma perché i tre incontri sono stati proposti insieme ma avevano anche una loro autonomia di iscrizione. E poi appuntamento ancora con il professor Andrea Porcarelli venerdì il 24 luglio, dove ci accompagnerà con delle proposte educativo-didattiche utili per la scuola secondaria di primo e secondo grado. Ringrazio tutti e un presto arrivederci. Grazie ancora e buona serata. Arrivederci, buon lavoro a voi, buon lavoro a tutti. Ciao Andrea.
Eccoci. Ciao Luciano, credo che siamo già offline. Bene. Le ultime inquadrature di libri. Eh sì, infatti. Infatti, adesso si lavora con questi background. Va bene, stammi bene Luciano, alla prossima, poi così insomma, intanto grazie per l'aiuto anche per questa cosa. È scritto in una stele dell'Istituto Liceo Scientifico di Reggio, una frase di Giuseppe Dossetti: fatevi della Costituzione una compagna di viaggio, non vi deluderà qualunque sia l'obiettivo che vi proponete. Cioè, questo è l'idea di una compagna di viaggio, che non implica solo una lettura e un commento quando capita, ma con una certa anche precisione, come hai notato, non si può rinviare tutto alla trasversalità di chi, come Mary Poppins, vola sui tetti senza guardare dove mette i piedi. C'è una strada tracciata e quindi questa va approfondita, letta, eccetera. Di lì poi vengono tante cose che nel giro di tutti gli anni, che vanno dai 3 ai 18 o 19 anni, possono consentire agli insegnanti, se si tiene conto dell'evoluzione, possono consentire veramente di avere un albero frondoso con diversi rami, che sono poi le diverse cittadinanze. Ecco, questo è l'ultimo pensiero della sera. Molto ciao. Bello. Ciao Luciano, a presto, stai bene di nuovo. Buonasera a tutti. E auguri a Maria Teresa Marsura, che parlerà domani sulla scuola primaria.